Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con nome di StudyBreak 2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Allora, il video di oggi ha come protagonista l'astuccio valigetta, come potete vedere. E perché ho deciso di fare questa organizzazione del mio astuccio valigetta? Perché praticamente ho deciso di utilizzare questo astuccio, dato che ovviamente siamo tutti a casa e non si può più andare né a scuola né all'università, l'astuccio in teoria non mi servirebbe più. Ho deciso di utilizzarlo come contenitore di evidenziatori, pennarelli, trattopen e quant'altro, così che li abbia tutti qua dentro e quindi non devo andare a ravanare nei cassetti e quant'altro. Allora, adesso vi faccio vedere com'è l'interno, quindi cambiare visuale. Allora ragazzi, questo è l'astuccio, vi chiedo scusa per la luminosità, un po' i colori, ma oggi è uggioso tempo, piove più o meno, piovigina e quindi la luce è quel che è. Comunque, allora l'interno dell'astuccio è così, questa è la prima parte dell'astuccio. Qua abbiamo il primo scompartimento dell'astuccio, abbiamo qua che è quello già cucito. Qua vabbè, abbiamo tutti i prodotti che ho messo a casaccio, ma che adesso andremo a rimettere meglio, toglieremo qualcosa, aggiungeremo altro. E qua invece abbiamo la parte della bustina, vedete? Adesso tolgo questi. Bustina. E qua abbiamo invece delle taschine. Allora, la prima cosa che vado a fare è quella di togliere tutto quello che non mi serve. Cioè, almeno tutto perché devo appunto riorganizzarlo. E la cosa che volevo fare era quella di andare a inserire qua gli altri scompartimenti, perché ce ne sono altri due che si possono tranquillamente mettere e togliere. Ecco qua ragazzi, gli altri scompartimenti. Come potete vedere, qua c'è il velcro per attaccarli. Allora, io direi di attaccarli così. Quindi facciamo che attaccare il primo. Ok, e poi attacchiamo anche il secondo. Ecco qua. In teoria dovrebbe uscire una cosa del genere. Allora, abbiamo messo gli altri due scompartimenti, vedete? Adesso devo capire bene cosa inserire al suo interno. Una delle cose che volevo inserire erano sicuramente i TrattoPen, che sono questi qua, della marca TrattoPen. Adesso ve li faccio vedere. Me ne manca qualcuno, come al solito. Ogni volta perdo sempre i pezzi. Ah no, è vero. Avevo inserito questo qua. Ok ragazzi, sono riuscita a recuperare tutti i miei TrattoPen, che sono questi qua, vedete, in queste colorazioni. E credo che di averli quasi tutti, mi mancano semplicemente le colorazioni fluo, ma non le ho prese perché essendo col tratto abbastanza fine, le colorazioni fluo non si vedrebbero più di tanto. Quindi riattacco meglio questo scompartimento. Ok, allora direi di andare per gradazione di colore e direi di partire. Allora, vediamo di capire come partire. Direi di partire dal marrone. Quindi metterei il marrone, il rosso. Questo è il mio colore preferito di tratto video, è una sorta di verde mela, verde lime, insomma, molto bello. Ecco ragazzi, faccio vedere una cosa, vedete che qua si stanno rimpicciolendo sempre di più? Quando proprio non riesco più a inserirli dentro, vado a inserirli in quello successivo, così proprio, vedete? Anzi, metterei il grigio e poi metterei il rosa. Ecco, vedete, in questo caso non mi stanno più qua e vado semplicemente a metterli qua dietro, quindi continuo qua dietro. Ok ragazzi, il tratto video ho finito di metterli. Ok, ho fatto un pezzo qua e un pezzo qua. Adesso gli altri prodotti che vado a inserire qua dentro saranno i Point 88 Pastel della Stabilo. Devo andare a
prendere il mio altro astuccio, quello che in teoria avrei utilizzato per andare in università. Mi ricordo che avevamo fatto questo video dell'organizzare il mio astuccio per l'università, che i miei followers poi decidono cosa metto al suo interno. Insomma, l'avevo fatto per l'inizio delle lezioni, me lo ricordo ancora. Ero super felice di quello che tra l'altro avevate scelto di mettere al suo interno. E poi ovviamente è arrivato il coronavirus e quindi non ho più potuto usare il mio astuccio. E niente, quindi queste sono la colorazione di Point 88 della Stabilo, queste 8 colorazioni. Di andare a seguire uno schema del genere, quindi direi di partire in questo modo, anzi staccherei solo così. Così. Ecco, in questo caso i colori stanno seguendo uno schema diverso, però vabbè, fa niente. Della serie non sono molto convinta di quello che ho fatto, però in realtà non mi dispiace neanche così. E quindi qua abbiamo appunto i tratto pen e qua invece abbiamo i Point 88 pastel. Non mi convince il grigio qua, in realtà. Non lo so, o è il rosa che non mi convince. Però vabbè, ormai abbiamo deciso di farlo così, teniamolo così. Sì, c'è qualcosa, ragazzi, che stona, forse questo. Metterei prima il verde, questo qua. Poi questo verde acqua. Ok, sì, ragazzi, ho trovato il difettuccio, tra virgolette. Poi l'azzurro, poi metterei il blu. Ok. Poi metterei il viola. Questa sorta di violetto chiaro. Forse ci siamo, ragazzi, abbiamo capito il da farsi. Sì, ok, adesso mi piace di più. Sì, il grigio di fianco al rosa lo vedo più sensato, insomma, così preferisco, ecco. Boh. Allora, passiamo al secondo scompartimento. Metto le Bic colorate perché sono quelle che, anche se mi fanno meno impazzire, sono quelle che utilizzo un po' di più rispetto a magari le Paper Mate. Forse perché le Paper Mate, non avendole di tutti i colori, diciamo in questa grandezza qua, tendo a utilizzarle meno. Infatti pensavo di prendermi un pacchetto completo perché con tutte le colorazioni ce le ho piccoline così, però sono scomodissime da utilizzare. Allora, questo. C'è un casino qua, ragazzi. Non vedo l'ora di mettere a posto tutto. Allora, dovrei averle prese tutte. Sì, ok. Queste sono tutte le Bic colorate, vedete? In queste colorazioni qua. Quindi dovrebbero esserci appunto tutte. Direi di andarle a inserire sempre seguendo una certa gradazione di colore perché è piacevole comunque vederlo, secondo me. Ok, ragazzi, direi di partire. Allora, seguiamo più o meno lo schema di Point 88, quindi metterei la gialla, l'arancione, questa qua, no, l'arancione, la rosa, la viola, l'azzurra, ok, la verde e chiara e la verde scura, ok. Cioè, dai, ragazzi, fa piacere vedere tutto sistemato sotto una certa gradazione di colore, ammettetelo. Dato che ci avanzano pochi posti, io pensavo di andare a inserire delle matite. Ho deciso di andare a inserire delle matite Amina, perché io ho questo set di 4 matite Amina della Bic, con la Amina 0.7, e come potete vedere il pack è tutto colorato. Le andrei a mettere qua dentro, perché tanto ne ho già un paio in altri astucci. Come sempre seguiamo la stessa gradazione più o meno di colori. Tra l'altro mi fa impazzire il fatto, tra l'altro mi fa ridere il fatto che in queste ultime tre colorazioni, vedete, il pack è tipo bicolore, insomma, vedete qua è azzurro, qua è blu, qua è fucsia rosa, qua è grigio, verde, viola, e invece in questa gialla, stesso pacchetto le ho prese, non so per quale motivo giallo e giallo. Però comunque questo è il risultato. Allora, dato che si parte con un scompartimento tutto vuoto, ho deciso di inserire al suo interno degli evidenziatori che ho preso recentemente e dei quali ho fatto anche un video. Sto
sto parlando di questi evidenziatori della Smart Panda, gli evidenziatori pastel, e perché ho deciso di inserirli qua dentro? Perché sinceramente lasciarli in questa confezione, a parte che la confezione è molto delicata, infatti come potete vedere si è già rotta qua da sola, io qua proprio non l'ho neanche aperto, non so per quale motivo, in più non è comoda come ad esempio potrebbe esserlo, che ne so, adesso faccio un esempio, questa qua della Sadler, che ha la sua comodità, ovvero il fatto che appunto possiate utilizzarla come porta evidenziatori tranquillamente, anche se ho una mezza idea di inserire anche questi evidenziatori qua dentro, adesso vedremo. Comunque, ho deciso appunto di mettere questi evidenziatori all'interno di questo astuccio. Direi di fare una prova per vedere se ci stanno. O se sono... No, ci stanno ragazzi, perfetto, super soddisfatta. Mi sa che qua andremo a occupare due scompartimenti perché sono un po' cicciotti. Ok ragazzi, direi di seguire la gradazione di colore che ci dà il pacchetto. Quindi partirei dai gialli. Io so già che davvero andremo a utilizzare anche questo scompartimento perché sono troppo spessi, come potete vedere. Ho deciso di fare in questo modo, ovvero di andare a mettere tre evidenziatori vicino, vedete, come in questo caso. A mettere tre evidenziatori vicino, ne salto poi uno perché sennò verrebbe troppo schiacciato, in più si ha proprio difficoltà a inserire gli ultimi evidenziatori. Ok, ce ne mancherebbero altri tre, ovviamente andiamo a metterli da questa parte. Uno. In questo caso devo già saltarne uno perché sono super super stretti, ragazzi. Ok, ecco qua anche gli Smart Panda, per ora l'associo è così. Sono troppo soddisfatta, mi piace troppo da vedere. Ok ragazzi, allora in questi ultimi spazi direi di andare a mettere il pennarelli e andrei a mettere questi qua dell'Osama, della collezione Molors, che sto utilizzando tantissimo sia per gli appunti che per gli esercizi e quant'altro, quindi andiamo a inserirli. Dato che ci avanzano semplicemente pochi spazi, ho deciso di inserire solo alcune penne. Adesso ve le faccio vedere qua. Sono queste qua della Legami. Sono semplicemente tre penne. Aspettate che vado a cercare la terza. Ho perso la terza, dov'è? Ah, qua. Vedete, sono queste tre penne della Legami. Sono molto belle perché ognuna ha una scritta diversa. Queste sono le penne, vedete, ogni penna, oltre ad avere un colore diverso, ha anche una scritta differente. Questa è quella lilla. E questa è l'ultima, che è quella rosa, che è la mia preferita. Allora, direi di andarla a inserire dentro e poi concludiamo inserendo invece nelle taschine iniziali dell'astuccio altre cose. Ok, ragazzi, allora... Io semplicemente le andrei a mettere in questo modo qua. Come potete vedere l'astuccio è super capiente così, vedete? Ultima cosa che volevo fare è andare a riempire queste taschine qua, perché avevo idea
perché avevo in mente di mettere in questa qua più grande i miei stickers che utilizzo per creare le pagine del bullet journal, e quindi andrei a prendere questi qua, che sono quelli che ho preso su AliExpress. Questi sono tutti sulle tonalità del giallo, sono tantissimi, mi sembra fossero 50 e ho già utilizzato un paio. Questi invece sempre su AliExpress sono sulle tonalità del verde, Kermit mi fa morire, bellissimo, e queste ancora non le ho utilizzate. E poi sempre su AliExpress ho preso questi dei Pokémon che ho utilizzato sempre in un journal with me, e niente, sono troppo carini. E per ultima cosa direi di inserire in queste taschine un po' più piccole i post-it che c'erano prima, ovvero questi qua, vedete? Con i segnalini che si sono un po' staccati, ecco. Per quello che ho deciso di inserirli in questo astuccio, perché nelle bustine solitamente mi andavano ovunque. E poi ci sono questi segnalini per quaderni e libri, che sono giapponesi, super carini, li ho utilizzati un paio, solo che adesso prendo appunti con il PC, mi esce difficile da utilizzarli. E niente ragazzi, facciamo la prova del 9, vediamo se l'astuccio si chiude. Si chiude ed è diventato un po' ciccione, insomma, per tutto quello che c'è dentro, però ci sta perché avevo intenzione appunto di utilizzarlo come contenitore porta materiali, insomma. Adesso vi farò vedere meglio da vicino quello che abbiamo inserito all'interno, ovviamente ve lo faccio vedere magari con una luce migliore che mi sposterò, però prima di farlo vado a ritirare nelle altre bustine le cose che mi sono rimaste fuori, che sono principalmente alcune penne classiche, righelli e matite. Sono messa per terra perché diciamo che qua è un po' più luminoso rispetto alla scrivania, anche perché comunque ho praticamente tolto la tenda. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo messo all'interno. Allora, aprendo l'astuccio, qua abbiamo appunto tutti gli stickers, quelli che vi ho fatto vedere prima, post-it, segnalini vari, poi abbiamo il reparto dei tratto pen, Point 88 pastel, le Bic colorate, le Bic però a matita, sempre col pack colorato, questi sono gli evidenziatori della Smart Panda, i pennarelli dell'Osama, e poi finiamo con le penne della Legame. Ovviamente qua non posso usarlo più come bustina perché appunto, guardate, già solo tutti gli scompartimenti occupano tutto lo spazio dell'astuccio. E niente ragazzi, questo è come ho organizzato il mio astuccio valigetta in vista dello studio, della, non so, prendere gli appunti di diritto, che sono tra l'altro gli unici appunti che prendo cartacei, tutto il resto li prendo solo a PC, mi sto abituando a utilizzare il PC. E detto questo, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bellissimo like. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram e TikTok, il link è sempre qua sotto in descrizione. E niente, ci vediamo con un prossimo video.